Al Mar, un convegno sulla figura di Caterina d'Alessandria, le tradizioni e l'iconografia legate alla santa e al folklore, che si festeggeranno domenica 25 novembre, giorno ulteriormente dedicato alle donne vittime di violenza, tutelate a Ravenna dall'Associazione Linea Rosa, presenta l'incontro con un banchetto per vendere i dolci legati proprio alla figura della martire per finanziare i propri progetti. Più che altro io parlerò delle tradizioni che erano incentrate sulla ricorrenza del 25 novembre, Santa Caterina, e soprattutto di questa particolarità, tutta ravennate, dei biscotti a forma di gallo, gallina e bambolina, che a quanto pare solo nella nostra città sono diventati tradizionali. Il motivo di questo è abbastanza misterioso, occorre rifarsi alla simbologia per cercare di capire il perché di una tradizione tanto, tanto rara. Al di là di questo, in ogni caso, il giorno di Santa Caterina era ritenuto quello di inizio d'inverno, quindi dell'aggiungere dentro una stagione ostica difficile, caratterizzata da una discesa verso il freddo, le condizioni climatiche avverse, dal vuoto vegetale, dalla scarsità di nascite nelle stalle, nelle aie, e quindi un periodo di difficoltà che la cultura popolare si prefiggeva di affrontare attraverso una serie di ritualità, così come era per tutto il calendario. Quindi momento di inizio dell'inverno che apre poi, dopo la festa di ogni santi, apre la strada alle grandi feste, quelle incentrate sul solstizio invernale, Natale, Capodanno, Epifania, in un momento povero di lavori agricoli per le classi rurali, ma denso di ritualità e di significati tradizionali. Da un punto di vista iconografico o antropologico, che cosa si può dire su Santa Caterina? Da un punto di vista iconografico e iconologico, moltissimo, perché ha una grande iconografia nell'arte aulica, come nell'arte cosiddetta minore di cui mi occupo io, cioè immaginette devozionali, elaborati manufatti, legati comunque sempre alla devozione e con una linea di produzione diversa da quella dei grandi pittori, anche se comunicante, poi vedremo, spero attraverso la conferenza come. Invece è misteriosa dal punto di vista biografico, perché non c'è una documentazione, è molto sospesa nel clima della leggenda aurea di questa meravigliosa vita, di questi miracoli straordinari, però non c'è un appoggio storico che permetta di sviluppare un certo discorso. In più ha diciamo così, non una controfigura, perché delle due non si sa qual è la più importante. E poi io sostengo da sempre in tutto il mio lavoro, che ormai è di più decenni, dico purtroppo, che il profano e il sacro debbono andare di pari passo, perché non si capisce bene l'uno se non si fa anche l'altro. Allora, Santa Caterina d'Alessandria, filosofa, eloquente, perché l'eloquenza è una delle sue caratteristiche principali, ma l'altra è Ipazia, una filosofa laica invece, vissuta un po' dopo, con la quale hanno in comune un martirio atroce, perché l'una fu uccisa tra i tormenti, poi dopo, insomma, credo che queste cose siano anche abbastanza note per chi conosce i martirologi. E l'altra, uccisa lo stesso da fanatici, sempre legati a delle comunità cristiane, non si sa bene in questi casi. Io poi non ho approfondito, devo dire, anzi me lo ripropongo dopo che mi è stata chiesta questa conferenza. Quindi ecco, queste due figure così parallele, che costituiscono già un mistero nel loro parallelismo, una documentata storicamente e che sembra avere dato il modello per l'altra. Insomma, c'è tutta una discussione affascinante in questo. E io sviluppo il discorso iconografico, che è un discorso specialistico, perché bisogna conoscere le immagini, valutarle dal punto di vista della loro produzione, della tecnologia, eccetera. Però naturalmente il discorso storico e il discorso agiografico è sempre alle spalle, ecco. Quindi io faccio tutto questo lavoro con materiale che appartiene a una mia collezione,
è uno dei rami, uno dei tanti rami della, di una mia collezione di base. Ecco. Federico Lega per Ravenna Web TV.